Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio della Let's Replay di Yo-Kai Watch indietro di 60 anni, il quinto capitolo di quest'oggi. Ragazzi, quinto capitolo ovviamente sempre diviso in due parti. Abbiamo appena fatto la conoscenza di Overnian che si era rivelato essere Meganian perché aveva assorbito troppo potere. Adesso che l'abbiamo sgonfiato, letteralmente aprendo una valvola, è tornato alle sue dimensioni originali. Inoltre ci ha detto che aveva una missione importante per noi. Però stava mangiando, quindi ora meno male che ha finito. Overnian, ora ci dirai di più su questo amico che ha bisogno di noi? Sì, lui è tuo nonno. Come dici, mio nonno? Esatto, Nathaniel Adams. Ehi, sì, è il suo nome! Come caspita rinna fai a saperlo? Perché non ci ha detto prima, miau? Ma non ho modo di aiutarlo, il nonno è morto tanto tempo fa. Sì, non possiamo fare niente, miau. Oh, invece sì. Se vieni con me, 60 anni indietro nel tempo, Link. Indietro nel tempo? Ma come? Con questa, una pietra del tempo. Interessante. Posso usarla per teletrasportarci sani e salvi fino all'epoca che vogliamo. Se funziona davvero, potremmo forse salvare tuo nonno, quasi sicuramente. Quindi dobbiamo salvarlo. Sei pronto, Link? Aspetta, cioè non dirmi che vuoi partire proprio adesso? Su, pietra del tempo, fai una rima per tornare al tempo di prima! Io! Yo, così mettiamoci in mezzo un po' di gergo rap, yo, a caso. Però mi sa che è spiegata un po' male. Qui dice salvare mio nonno tornando 60 anni indietro nel tempo. Se torniamo indietro nel tempo a 60 anni fa vuol dire che se l'è cavata perché è morto prima che noi nascessimo, certo, ma c'è stato fino a 11 anni fa almeno. Quindi forse è spiegata un po' male, ma tant'è. Wow! Bella sta scena. Anche bello l'orologio lì che segna il tempo, bellissimo. Il tempo si è inteso come anni, mesi, giorni, secondi, tutto. Morto Whisper. Ecco. Dov'è Whisper? Dove siamo? Siamo a Arnilandia, ma 60 anni fa. Scusa. Ehi, siamo davvero tornati indietro di 60 anni? Scusa. Abbiamo veramente viaggiato nel tempo. Ho detto scusa! Stai rovinando la mia bellissima silhouette bulbosa! Quando vedrai Nathaniel, avrai la prova che abbiamo viaggiato nel tempo. Non sarà difficile da riconoscere, ti assomiglia tantissimo. Nathaniel è probabilmente a casa sua, dovremmo cominciare da lì. Andiamo! Stiamo forse ignorando il fatto che potevo restare stirato a vita? Eh sì, ovviamente noi qua a testa. Sì, certo. Dunque, dovrebbe essere qui dentro? Eh sì, però non c'è ora. Nathaniel, dove sei? Sono io, Overnian! Sembra che non sia qui, dove altro potrebbe essere? Forse nella sua base segreta. Base segreta? È il nostro nascondiglio segreto. È nella foresta qui vicino. Seguitemi. Ah, la base segreta, che bello. Bei ricordi collegati alla base segreta. Ne avevo una insieme ad altri 5 amici, se non sbaglio. Era uno scafo di una nave abbandonata sulla spiaggia, che hanno portato via 3 giorni dopo che l'abbiamo stabilita come base segreta. Quindi non è durata molto. Ma che succede? Però torniamo a noi. Quella persona è stata incantata da uno yokai spettrale. Che cos'è uno yokai spettrale? Ora incanto anche te. Ui. È saltato fuori qualcosa! Cosa? Cosa è saltato fuori? Il mio yokai watch non percepisce niente! Come, non lo vedi? È stata la cosa più orribile che io abbia mai visto! È uno yokai spettrale, un essere maligno che rovina il nome degli yokai.
incantano gli umani, li spingono a fare azioni cattive e seminano il caos. Terrificante! Gna, sta venendo di qua! Whisper? È stato incantato. Non c'è niente ora che io possa fare per lui. Che cosa facciamo? Lo prendiamo a bastonate. Eccolo! Uno spettrale! Ecco che arrivo! Al massimo! Ehi, guardate! Sì! Top 10 anime entrances. Questa vince tutto, ragazzi. Davvero bella. E ci rimane, dice. Ok, me ne vado. Beh, che. Jibanyan intanto balla. Proprio tranzollo. E no, basta, aspetta. È andato via. Esci dal suo corpo, yokai spettrale. Ia! Ah, au, au. Ok. Alma. Maximo. Prendi fiato, tranquillo. Sconfiggi i mali del mondo con amore, fegato e coraggio. Maximus Mask, invincibile eroe. Difensore di tutti, il mondo è mio amico. Wow. Mia, che... Gli orai non perdono tempo in chiacchiere. Al Maximo! Oh no, attenzione, stanno incantando altre persone. Oh cielo, dal villaggio arrivano voci inquietanti. È troppo pericoloso per restare qui, corriamo alla base segreta. Quello lì, l'uomo, non si è più ripreso, è rimasto... C'è rimasto proprio. Ma che stanchezza, ok signore, ma ci sei proprio rimasto. Dunque, andiamo al villaggio, no, andiamo di qua. Ciao. Niente, a parte che non possiamo neanche interagire con gli spettrali. Puoi scendere qui, che c'è il passaggio. Non è un ponticello di legno proprio pericolante. Fatto con un'asse trovata dagli scarti delle case. Foresta ninja. Però ragazzi, sto posticino è davvero bello. Cioè, ti rendi conto? Tu riesci a costruirti una base segreta che nessuno ti viene a toccare. È bellissimo. Così, questo è il nascondiglio del nonno. Overgnan, perché cavolo hai portato qui questa gente? Innanzitutto moderi i termini, signor nonno, eh? Oh, quel costume, sei quello che mi ha picchiato come un pazzo! Se fossimo rimasti lì fuori ci avrebbero attaccati di nuovo, giusto Nathaniel? Nathaniel? Stai dicendo che questo ragazzino è il nonno di Link? Wow, è proprio come diceva la nonna. Il nonno è veramente forte. Nathaniel, questo è tuo nipote, Link. Mio nipote? Che cosa stai dicendo? Overgnan, non dirmi che è sotto la pietra dei yokai spettrali. E invece sì, l'ho portato qui da 60 anni nel futuro per aiutarti. Non ho bisogno di aiuto. Posso combattere gli yokai spettrali da solo. Ma abbiamo fatto tutta questa strada per il tuo amico Overgnan. Io non ho amici. Overgnan non è tuo amico? No, non lo è. Adesso ho cose importanti da fare, quindi me ne vado. E non voglio ritrovarvi qui quando torno. È maleducato. Nonno, aspetta! Eh già. Fa male, vero? So come ti senti, Overgnan. Mie, se n'è andato! È riuscito a seminare anche un valletto yokai scattante come me. Il nonno è veramente veloce.
Dove potrà essere andato? Ha detto di avere cose importanti da fare, ma... Forse troveremo degli indizi nella base segreta. Buona idea. A dire il vero, ragazzi, dovevo iniziare il negozio dicendo delle cose. Giuro che non ho idea del perché mi sia uscito negozio piuttosto che episodio. Non lo so. A dire il vero, ragazzi, dovevo iniziare l'episodio dicendovi che avrei dovuto cambiare Dolor, perché uno di voi mi ha detto: Andre Link, guarda che hai usato Dolor nella tua primissima run di Spiritossi. E è vero, però non posso scambiarli al momento, avrei dovuto farlo proprio all'inizio dell'episodio. Comunque adesso cerchiamo qualche indizio su nostro nonno e poi vedrò di cambiarlo. Maximus Mask, invincibile eroe, difensore di tutti. Ah, è forse... Oh, un eroe dei vecchi tempi, molto simile al sottoscritto, a dire il vero. Natalia ha una grande ammirazione per il suo eroe, Maximus Mask. Wow. Sconfiggi i mali del mondo con amore, fegato e coraggio. Maximus Mask, invincibile eroe, difensore di tutti, il mondo è mio amico. Ehi, sembra quello che Nathaniel ha detto quando ci ha salvati. Nathaniel ama parlare come Maximus. Pare che conosca tutti i suoi motti. Il motto dovrebbe essere uno. Overnian, questo è... uno Yokai Watch! Esatto. Questo taccuino è pieno delle invenzioni e degli schemi di Nathaniel. Nathaniel è colui che ha costruito il primo Yokai Watch. Cosa? No, 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 no. Steve Jobs ha inventato il primo Yokai Watch. Whisper. Ogni yokai sa di Steve Jobs, creatore di questo leggendario dispositivo. Ma chi ha costruito il primissimo Yokai Watch molto prima di lui, o tecnicamente colui che lo inventerà, è Nathaniel. Con lo Yokai Watch di Nathaniel potrai combattere gli yokai spettrali. In che senso? Pare che lo Yokai Watch di Nathaniel renda visibili anche gli yokai spettrali, dato che è inutile nella nostra epoca, questa funzione è stata poi rimossa. Wow. Sarebbe perfetto se potessimo far completare a Nathaniel la sua opera. Secondo i suoi appunti, gli mancano solo dei pezzi provenienti da tre posti. Cioè, l'ora di Vitaliano, il santuario di Selvoscura e l'acciaieria Valdoro. Con le parti trovate in questi tre posti, sarà in grado di completare l'orologio. Bene, ha quasi finito. Andiamo a prendere le parti mancanti. Sì, e potremmo anche imbatterci nel nano lungo la strada. Tutti e tre i posti sono a Valdoro del passato. Non credo che i suoi abitanti la chiamino del passato. Ok, forza! Dobbiamo prendere il treno a vapore alla stazione di Arelandia. Quindi bastava semplicemente vedere... Ah, posso comunque sia controllare qualcosina. Cioè, poi questo qui, questo appeso vicino alla maschera, è uguale alla moneta arrugginita. Credo sia giusto così, tanto... Ah, ecco, posso salire, grazie. Voglio vedere da fuori com'è la vista. Interesting. Ha una radio, bravo. Oh, a questo punto vado a cambiare Dolor e non so quale altro yokai mettere, uno che non ho mai usato comunque. Anche Sudon andrebbe bene, eh. Il problema è che adesso non c'è Fiammocchio, quindi devo andare comunque sia via. Ah, sta lì Fiammocchio, va. Però è strano che gli spettrali non abbiano incantato tutti, ma solo alcuni. Ma proverei Traspec, sapete? Non l'ho mai usato, né come prova così per una lotta, mai proprio. Quindi... ah, ci sta, dai. Si può provare. Moneta rosa. Bisogna che io utilizzi le due monete che ho trovato. Come ho detto, avrei utilizzato le monete nella slot Kai, solo quelle che il gioco mi avrebbe fornito. Quindi ne ho due. Bisognerebbe andare ad usarle. Però non so quando posso tornare... Cioè, lo so quando posso tornare nel presente. Però, per dire, non so quando potrò utilizzarle, perché devo prima tornare nel presente. Quindi si va a piedi qui, ragazzi, per il momento. Oh, che fatica! Erano un bel 5 km. Che succede? Perché siete così stanchi, lenti e spenti? Ma pensavo che avremmo dovuto camminare così tanto. Sembra non esserci un autobus per la stazione in quest'epoca. Ma tu fluttui, Whisper, cosa ti lamenti? Overnian, non potevi usare la pietra del tempo per aiutarci? No, la pietra del tempo ti fa viaggiare nel tempo, non nello spazio, pigrone. E inoltre non ce l'ho più. Ho usato l'ultima che avevo per portarvi qui. Cosa? Vuoi dire che siamo bloccati nell'epoca del nonno? Niente paura, non sei intrappolato in quest'epoca, Link. Conosco lo yokai che ci può aiutare.
Figurati se esiste uno yokai con un potere così utile e fantastico. Certo che esiste. Se la mia madre non mi inganna, gli piace riposare proprio qua da qualche parte. Puoi usare il tuo yokai watch per aiutarmi a trovarlo, Link? Beh, lo yokai è solo uno. Trispecchio, dove sei? Ah, sei proprio qui. Quanto è bellino. Anche lui non mi dispiacerebbe provare ad usarlo. Potrebbe rivelarsi un buon alleato. Ma guarda un po'. Eccolo qui. Rispecchia, che cosa posso fare per te? Chi ha bisogno di un abbraccio? Ne ha passato di tempo, Trispecchio. Overnian, non ti vedevo da secoli, dove eri finito? Così lui è un tuo amico, Overnian? Ehi, ehi, ragazzino, assomigli tantissimo a Nathaniel. Lui è nipote di Nathaniel e ha bisogno del tuo aiuto per viaggiare nel tempo. Nipote? Wow, è identico. E di certo aiuterò il mio nuovo amico. Bella, frate. Oh, ah, ah, ah. Trispecchio. Un po' vecchiotto, eh. Scarabelli l'ha fatto un pochino vecchio, Trispecchio. Esistono ancora gli specchi così a treante, quindi... Treante, vabbè. Ci siamo capiti. Perciò poteva farlo un pochino più giovane. Vabbè, c'è da fare chiaratore direttive nel doppiaggio. È davvero così facile diventare tuoi amici? È un tipo amichevole. Apre il suo cuore a chiunque ne abbia bisogno. Al momento abbiamo più bisogno di viaggi nel tempo che di abbracci. Comunque ora possiamo viaggiare nel tempo. Bello avere un amico così, eh? Se c'è qualcosa che devi fare nella tua epoca, torna indietro con Trispecchio. Non c'è pericolo di restare bloccati qui. E ora tutti a Valdoro del passato! No, io devo andare nel presente. Scusami, eh. E allora direi di provare queste due monete, ragazzi. Tanto ne ho solo due, quindi anche ho tre slottate, non importa. Ne avanzerà comunque una. Moyokai. Fragman. Fragman l'ho usato. Fragman. In quella Nuzlocke di Yo-Kai Watch 1. Bruttissima, faranno Nuzlocke su Yo-Kai Watch 1. Sul 2 potrebbe uscire un po' meglio. Ma in Yo-Kai Watch le Nuzlocke no. Si possono fare altri tipi di sfide, eh. Ma non è come Pokémon Yo-Kai Watch. Molto diverso, impostato diversamente. Vediamo un po'. Oggetto stemma meteora. Peccato. Ah, ragazzi! Ho trovato un Noko. E non volevo metterlo nel video, però mi ha dato una moneta gialla. Quindi proviamo anche quest'altra moneta. Dai. Tanto che ci sto. Il video sulla leggenda del Noko l'ho già fatto su Psicospettri. Quindi magari se volete sapere com'è, andate a recuperare il video. Bambola di ferro. Ah, solo da vendere. Va bene, va bene, va bene. Quante slottate avrei per oggi? Altre 2, 5 in totale. Vabbè, fa niente, dai. Magari un'altra volta ci torniamo. Nel passato è sempre pomeriggio. Prenderemo il treno per Valdoro. Però cosa c'è? Dobbiamo parlare dei soldi. Ah, sì. Ecco, ora posso spendere senza problemi. Insomma, il cambio è uguale per tutte le epoche, a quanto pare. Treno a vapore. Ah. C'è qualcosa di affascinante nei treni a vapore. L'unica differenza è che inquinano molto di più di un treno elettrico. Anche se il treno elettrico consuma energia. C'è un downside da entrambe le parti. Però è bello. La Valdoro del passato. Beh, per la gente del passato però è presente, quindi... Così, questo è Valdoro come appariva 60 anni fa. È completamente diversa. Siamo sicuri che sia veramente Valdoro? Ora che siamo qua, dobbiamo vedere la nostra missione, Link. Nathaniel ha menzionato tre posti nel suo taccuino, e se ben ricordo sono... L'ora di Vitaliano, il santuario di Selvoscura e le acciaierie Valdoro. Non vedo l'ora di vedere lo Yo-Kai Watch che Nathaniel sta per costruire. Va bene. Troviamo questi pezzi e poi... Vediamo il da farsi magari nel prossimo episodio, perché nel prossimo episodio, ragazzi, voi non lo sapete, ma c'è un'altra boss fight. Eh sì. Ve l'ho detto, ragazzi, avrei impostato questo let's play dopo aver deciso come un headmaster che sa tutto
che però non rivela troppo di quello che c'è. Vi ho detto della boss fight, ma non vi dico contro chi. Così nel caso qualcuno non abbia mai giocato Yo-Kai Watch 2, sa cosa aspettarsi ma non sa chi. Ah, sono così stanco, non voglio più lavorare. Dimentichiamoci del lavoro oggi, andiamo a divertirci invece. Qui sta succedendo qualcosa di strano. Esaminiamo l'area per saperne di più. Come esaminiamo l'area? Oh, Robby Vecchi! Eh? Mi sembra di aver già visto questo vecchio signore da qualche parte. È Robby Vecchi, il proprietario della bottega del Re della Memoria, non ricordi? Ma l'abbiamo incontrato nella nostra epoca, non in questa. Se state cercando lo yokai che impigrisce i lavoratori, guardate dentro. Uno yokai? Se c'è di mezzo uno yokai non possiamo tirarci indietro, vero? Benissimo, diamo un'occhiata dentro. Se stai entrando, prendi questa biglia con te. Una biglia? A che serve? È un oggetto straordinario che rivela cose nascoste se ci guardi attraverso. Sono sicuro che ti sarà utile là dentro. Abbine cura. Grazie. Questa biglia serve per costruire lo Yo-Kai Watch, il primo Yo-Kai Watch. E serve anche per vedere, udite, udite, gli Yo-Kai spettrali. Wow, che cos'è tutto questo fumo? Non vedo niente! Oh, cielo, ciao! Eccola, Link, è ora di usare lo Yo-Kai Watch! Già! Però non va, vero? No che non va, caro mio. Non riesco a vedere niente. C'è qualcuno? Come sarebbe non riesci a vederla? C'è uno yokai proprio lì. Mi chiedo se lo Yo-Kai Watch sia rotto o cosa. Oh, forse è questo quello di cui parlava Robby Vecchi. Perché non usiamo la biglia che ti ha dato? Credi veramente che ci sarà d'aiuto? Beh, proviamo. Tentare non nuoce. Ma se sei paracadutista. Ehi là. Ehi, posso vederla? Io sono Fedor, cioè Vapornella. Sono uno yokai tutto fumo. Come ammicca questa, eh? Ehi, 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 presentare gli yokai è il mio lavoro, gran parte del mio lavoro. Vi porgo le mie scuse, ma sono piuttosto impegnata ora. Devo fare un po' di più di fumo per manipolare gli umani, dopo tutto. Ma di che stai parlando? Così sei tu la responsabile del comportamento degli operai? Esatto. Dobbiamo fermare Vapornella, Link. Sì. Ti avvolgerò nel fumo. Non lo fare, per favore. Dobbiamo darle la cascia allora. Ok, devo trovarla. Dove si nasconde però? Attenzione, intanto troviamo oggetti. Una bambola d'argento. Ok. Si sarà nascosta in qualche oggetto? Sì, buonanotte. La macchina si sta muovendo da sola. È davvero sospetto. Usa la biglia per indagare. Stavo scomodo di là, volevo vederla meglio. E la Peppa. Che cos'era, un'illusione? Oh, caro, mi hai trovato. Ci risiamo. E scappa un'altra volta, scommetto, vero? Andiamo a vedere di qua, allora. Ma questo... cosa? Oh, ma così, dai, mi ha rovinato la sorpresa. Oh, cosa? Non è lei? No, non sono stato io. Cioè, non è qui in questa stanza? Whisper, oppure non è... non è lei. No, non è lei quella. Ah sì, eccola, è lei. Lei fa rumore, a quanto pare. Ma quindi con questa biglia possiamo vedere tutti gli yokai? Sì, però non era lei allora. Non è Vapornella. No, era il Luguro. Allora è ventilatore, è lei. Mi pare che ci sia solo questo. No, questa è una bilancia, no, ventilatore, calma. Sono cieco. Ti ho trovato, Vapornella? Sì, sono proprio io, ti serviva qualcosa? Aspetta, sembra diversa da prima. Prima quando? Non vi ho mai visti. Però se volevate parlarmi ci sarà una ragione, vero? Ah, no, scusa, credo di essermi sbagliato. Di fronte a tanta bellezza come si fa a sbagliare? Deve essere davvero bellissima. Vorrei vedere la sua faccia. Ecco, diciamo che è molto simile alla tua. Qua non c'è niente di interessante, quindi mi sa che torno a casa. Ciao, ciao. È tutto così confuso. Non può essere uscita dall'edificio. No, Whisper, non può affatto. Questa allora. Ti prego, dimmi che sei tu, Fetornella. Oh, finalmente, eccola qua. Trovata. Oh no!
no, mi ha trovato. Quello manziano sul cartello si scusa sempre, non invecchia mai. Ti avvolgeranno il fumo? Che... Senti, tu... Dovrebbe essere in questa stanza, sì, perché ancora non c'è mai stata. Eccola qua. No, è lei? Sì, è lei. Ah, ti ho ritrovato ancora, sì. La tua stata portafortuna è sempre in silenzio, è così noiosa. Ti avvolgerò nel fumo. Santo cielo, dov'è ora? Wow, che bello. Carinissimo lui, sempre disponibile. Oh, caro, mi hai trovata. Ma Pornella, non ti si può nascondere più da nessuna parte. Immagino di essere un pochino stufa del nostro gioco. Significa che è ora della tua punizione. Che bello. Combattiamo. Vediamo un po' Trispecchio che cosa può fare. Vediamo la sua abilità. E dai! Ma così? Perfetto, vai Trispecchio! Usa la tua abilità! Bene! Bravo! Le piacciono i dolci? Ma non posso reclutarla. Già. Non si può. A proposito di dolci, Gibanian sta per metterci le penne. Eccolo qua. Ok, si riposa, quindi possiamo andare anche molto veloci. Ah! Cosa? E quello che roba è? Complot! Oh mio Dio, che brutto! Vai, Gibanian, pensaci tu! Con la furia zampettante! Ok, è andata. Ragazzi! Che brutto che era quello! Abbiamo vinto, però. Ah, ce l'abbiamo fatta. Quindi non era Vapornella. Fetornella era controllata allora. Non è un yokai spettrale di partenza. Guarda, il fumo che controllava gli operai della fabbrica è svanito. Cosa è successo? Vapornella, eri stata incantata da un yokai spettrale. Sono felice che le cose siano tornate alla normalità, mia. Un yokai spettrale che incanta uno normale non va bene, va sconfitto. Ehi ora, non così in fretta, quello yokai spettrale è mio. Wow. Mio signore. Guardalo che figo. Quello è Ragabatrax, è il generale dello schieramento delle polpanime. Generale, pezzo grosso, VIP, bene. Sei Link, giusto? La nostra Vapornella ha tirato problemi. Come membro di punta delle polpanime, sento di dovermi scusare. Andiamo, Vapornella. Sì, signore. Anche se ero sotto l'incanto di uno yokai spettrale, sono desolata. Beh, non fa nulla, comunque. Wow, quella biglia che Robby Vecchi cerato si è rivelata utile, vero? Mia, è bizzarro che renda visibile anche gli yokai spettrali. Mi chiedo se sia stata usata nel primo prototipo della lente yokai. Sono sicuro di sì. Deve proprio essere quello che Nathaniel stava cercando. Abbiamo trovato una delle parti necessarie. Bel lavoro, Link. Allora direi di cercare almeno un'altra parte e poi fermare l'episodio, perché di materiale ce n'è a sufficienza. Poi nel prossimo, se no, ci sarebbe solo la boss fight e nient'altro. Così nel prossimo facciamo il recupero dell'altro pezzo mancante e anche la boss fight. Almeno c'è qualcosa di più corposo. Buona? Perfetto. Ci sta. Che prendiamo? Stella danzante. Beh, se vogliamo imparare i passi di danza, sì, ci può stare. Allora, un'altra delle cose che ci servivano. A santuario. Ok. Purtroppo qui bisogna viaggiare a piedi. Non si può andare con la bicicletta, anche perché non l'ho ancora presa.
com'era diversa Valdoro tanti anni fa. Ha un che di poetico. Prendiamo però intanto anche gli oggetti che ci offre. Completo rock. Tuta resa celebre dalla più famosa rockstar di sempre. Non ne ho idea. Non mi ricordo proprio a cosa serva. Non mi ricordo per quale yokai serve. È ovviamente un oggetto che serve a sbloccare uno yokai, ma non so quale, non mi ricordo. Beh, vedrò la wiki e poi metterò qualcosa qui in sovrimpressione. Ah, vabbè, la strada per il santuario, bene o male, è sempre la stessa. In fondo le statue e le sculture rimangono le solite, non possono cambiare. Allora, eccoci qui. Secondo il tacchino di Nathaniel, la parte necessaria per lo Yokai Watch deve essere qua attorno. Ma non c'è nulla del genere qua. Lo sento, c'è uno yokai nei paraggi. Usa il tuo Yokai Watch per investigare, Link. Ma è qui. Ah, eccolo qui. Oh, Komajiro? Sei tu, caro? Che bello rivederti. Lui e Koma-san, i yokai più divertenti dell'intera serie. Per mille giravolte, per caso riesci a vedermi? Sì, chiaro come in un giorno di sole. Per mille giravolte! Ehi, conosci qualcuno di nome Nathaniel? È stato qui? Nathaniel? Forse lo conosco, o forse no. Ah, ora ricordo, nella lettera di mio fratello. Mio fratello ha scritto quel nome nella lettera che mi ha spedito. Davvero, posso vedere la lettera? Certo, aspetta un minuto. Allora, ce l'hai? Non riesco a trovarla. Eh? Oh no, devo aver lasciato la statua della volpe al viale bottega. Forse mi è caduta di mano mentre pensavo a mio fratello. Ti è caduta? Non mi spiace proprio, ma potresti andare a prenderla per me? Immagino che dobbiamo aiutarlo. Andiamo a recuperare la sua lettera. Ok. Quindi la lettera lei l'ha fatta cadere da qualche altra parte. Va bene. Dunque, vediamo un po'. La freccia ci dice di andare di qua. Ah, il vialetto, sì. Oh, è pieno di yokai nemici qui però. Bisogna stare attenti. Amuleto protettivo. Boia. Mica male. Attenzione, entriamo qui. Ok, preso questo. Cos'è? Cracker gigante. Ah, il gambero. Questo è interessante. Praticamente c'è un gambero gigante schiacciato su un cracker enorme. È un cracker grosso tipo così, più grande della faccia, con un gambero schiacciato dentro. Ah, c'è qualcosa incastrato qui dentro. Lettera di Koma-san. Oh, deve essere la lettera che ha perso Komajiro. Riportiamogliela, sarà certamente felice di vederla. Speriamo che lo sia. Ciao Komajiro, abbiamo portato la tua lettera. Oh, mi hai riportato la lettera? Certo. Ti ho fatto questo favore, no? Per mille giravolte, proprio questa. È la lettera di mio fratello. Grazie mille davvero, farò attenzione a non perderla di nuovo. Ora ci puoi dire cosa c'è scritto in quella lettera? Certo. Scusa per la brevità, sono Koma-san. Dopo aver lasciato il paese... Non devi leggere dall'inizio, ma è la parte importante. Nel viaggio, il fratellone è stato aiutato da un umano di nome Nathaniel. Ha promesso di dare al tempio questa campanella in segno di gratitudine. Così dice che dovrei consegnarla io al suo posto se Nathaniel si fa vivo. Wow, e così stava aiutando uno yokai. Il nonno è veramente un tipo in gamba. Komajiro, che cos'è questa storia della campanella citata nella lettera? È un campanellino, una campanella che suona quando uno yokai è nei paraggi. Capisco, deve essere una parte necessaria per i radar yokai. Oh, giusto, visto che mi avete aiutato ve ne darò uno. Quindi ne ha più di una? Sei proprio sicuro? Che cosa facciamo con Nathaniel? Non c'è problema, ho più di una campanella. Andiamo, prendine una. Grazie Komajiro, è stato un piacere. Ragazzi, anche questa seconda parte dell'episodio è terminata. E con essa appunto anche una delle tre richieste. Siamo a meno una. Quindi, prendiamo questo, amuleto della terra. Grande. Speravo in un super. Forse super quando viene colpito dal fulmine.
Non ricordo di averlo mai visto tutti presentare questi. Quindi, nel prossimo episodio, l'ultimo pezzo per il primo modello di Yo-Kai Watch e anche questa boss fight di cui vi ho parlato prima. Come sempre, in descrizione trovate i link per i social che vedete a schermo. Se ancora non siete iscritti, magari fateci un pensierino. E noi ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Bye bye!